Stefano Paganini, adesso facciamo cosa ci prepari? Facciamo un antipasto, facciamo il crudo di filetto e gambero rosso, arance e mandorle. E è un piatto che è nato all'inizio del ristorante, quindi ad oggi ha 10 anni. Ok. E l'idea del piatto è nata per far capire alle persone quanto la carne di fassone fosse tenera. Quindi abbiamo unito il crudo di filetto, quindi un taglio nobile, nobilissimo, mm-hmm. con un altro pesce super nobile che è il gambero. Quindi abbiamo giocato sul contrasto di consistenza, quindi la carne diventa la base del piatto e il gambero la parte croccante. Diciamo che in questo caso il gambero è più duro della carne. Esatto. E questo qui il valore. Volevo far capire questa cosa qui. Quindi gambero crudo. Gambero crudo e carne cruda. Noi in Piemonte sulla carne cruda qualcosa sempre possiamo dire. Okay. E l'idea era quella di abbinare e di far capire alla gente quanto fosse tenera. Fosse tenera la carne di fassone e quanto sono importanti le frullature. Adesso facciamo una julienne lunga. Sì, questo qui servirà fondamentalmente per decorare poi il piatto e ne metteremo poi qualche pezzettino per dare un po' di grinta alla preparazione. Dobbiamo farlo candire, quindi dobbiamo togliere l'amaro, facciamo bollire tre volte partendo da freddo e poi lo caramelliamo un pochettino. Qua è iniziato a bollire il latte, mettiamo le mandorle, abbassiamo il fuoco, facciamo cuocere finché le mandorle non sono un po' stracotte. E poi deve ridurre allora acqua. Facciamo togliere l'amaro. Qui abbiamo anche le uova che stanno cuocendo, dobbiamo farle diventare sode. 2 minuti sono pronte, e perché poi ci serviranno, le schiacciamo e le usiamo per condire il filetto. E poi con il succo d'arancia e le bucce andremo a condire anche il filetto. E è una serie di consistenze, di gusti interessante, perché hai l'arancio che sgrassa, che pulisce e che dà la parte acida e aromatica. Poi hai il morbido della carne, hai il latte di mandorla dolce, quindi è neutro e dà quella parte leggermente amara al piatto che va a riprendere, no? È un giochino fatto di equilibri. Questo qua penso siano pronte. Un arancio vivo nel frattempo. Qui sta prendendo il bollore, partiamo, lo scogliamo. Bolliamo e ripartiamo da capo. Esatto, lo facciamo per 3 volte. Scogliamo le uova, iniziamo già a dividercele, le mettiamo poi. Quindi solo il tuorlo? Solo il tuorlo, sì. Queste qua poi, questo tuorlo qua andrà rotto insieme al filetto e poi frulliamo. Intanto adesso sarà quasi pronta la crema di mandorle, che poi andremo a mettere in frigo perché deve essere fredda. Nel bicchiere.
Adesso dobbiamo ancora fare la salsa di... dobbiamo fare la salsa all'arancio che facciamo adesso. Sì, lo montiamo con un po' di olio e basta. Mettiamo un pizzico di sale. No, questo qua è zucchero, questo qua è sale. Questo qua servirà poi per andare a condire le arance, il gambero, e la mandolina ci servirà a fare il finocchio crudo per guarnire il nostro piatto. Acqua fredda. Sciacquiamo, abbiamo tutto, le uova, manca solo più lo sciroppo per fare. Facciamo ancora colare una volta queste. E nel frattempo ci prepariamo il nostro caramello, il nostro sciroppo, uno sciroppo 1 a 1. Quando sarà l'ultima bollitura raffreddiamo, questo qua inizierà a bollire, buttiamo dentro le bucce, facciamo ridurre leggermente e allarghiamo, così si raffredderà. Qui abbiamo il nostro filetto e i nostri gamberi puliti. Sono belli freddi di frigo, così vanno in temperatura, non patiscono. Lo vado, praticamente ne lascerò due interi, due o tre interi, gli altri li andrò a tagliare della stessa grandezza del filetto. Praticamente facciamo dei tocchi in questa maniera. Allora, finiamo un attimo il piatto, che adesso è andato tutto quanto in temperatura e possiamo rifinirlo. Quindi anche la salsa. Allora, prendiamo due ciotole, lo buttiamo un attimo a raffreddare. Ah, con lo sciroppo? No. Poi tiriamo su un pezzo di carta il finocchio. Il finocchio darà sia l'aromaticità che la croccantezza. Che poi non abbiamo fatto altro che prendere un'insalata super italiana, finocchi e arance. Adesso prendiamo la nostra carne e i nostri gamberi. Sì. Allora, sbattiamo la salsa. Mettiamo un po' di sale. Poi il pepe che avevo qua.
mettiamo. Un po' di salsa di arancio qua. Facciamo invece lì, andiamo a metterli la buccia d'arancio. Solo sulla carne? Sulla carne. Questo darà un sentore leggermente amaro. E poi li rompiamo dentro un po' d'uovo. Proprio spicciolato. Sì, sì. Grossolanamente. Sì, perché adesso andremo a metterci solo dell'olio extravergine. E lo mescoliamo. Ti vai a condire. E invece con un pennello spennelliamo questi qua. Io cerco di, nel mio piccolo, nella mia visione, chiamiamola così, ma non sono uno da mille decorazioni, mille cose. Io cerco di, nella mia semplicità, di dare un perché. Di sale, un filo d'olio, solo per dare lucentezza, e poi andiamo a comporre il nostro piatto. Poi uno può ancora aggiungerci delle insalatine, quello che... A me piace l'idea del neutro. Il bianco e il rosso come colori del piatto. E poi alla fine un po' della sua salsa. Andiamo a richiamare la sua citronette, puliamo il piatto perché l'ho sporcato. Sì. Grazie Stefano. Grazie mille a voi. Grandissimo antipasto. Potrebbe sì. Anche essere un secondo piatto. Sì, d'estate. D'estate, bene. Grazie ancora.